Ciao a tutti, questo è il nostro Roborock Flexlite che già dalle prime battute si presenta come un prodotto estremamente, estremamente elegante e dall'aspetto costruttivo direi eccezionale, mi è piaciuto moltissimo già dal primo impatto. Andiamo a vederlo un po' nel dettaglio, si presenta come una sorta di scopina elettrica, ma non chiamiamola così perché sarebbe veramente, veramente diminutivo poterla chiamare così. Ha tantissime tantissime funzioni in più, diciamo che è più una lava pavimenti tutto in uno, perché lava ed aspira nello stesso momento. Dalla parte superiore possiamo vedere, parte frontale, scusate, il serbatoio dell'acqua pulita. Nella parte posteriore, premendo questo tasto, abbiamo accesso al serbatoio dell'acqua sporca della raccolta sporco. Qui poi troviamo l'altoparlante e il tasto per le funzioni vocali, perché sì, questo prodotto ha anche delle funzioni vocali, ci indica tutto quello che sta facendo e ci dà delle indicazioni sull'utilizzo. Qui in questa zona abbiamo il rullo, che premendo questi due tastini abbiamo accesso per poterlo pulire, ma poi lo vedremo assieme. Salendo troviamo il display, un display LCD. Davvero, davvero carino, con due tasti, tasto di accensione e spegnimento, scusate, e il tasto funzione. Il tasto funzione serve per passare dalle tre modalità, modalità automatica, che in funzione dei sensori posti sotto il nostro lavapavimenti sarà in grado di percepire la quantità di sporco, quindi a automatizzare il processo di pulizia, altrimenti possiamo passare noi manualmente. La modalità è quella modalità massima in sostanza. Ora ve lo faccio vedere un po' in funzione, appositamente buttando un po' di sporco a terra, ma vi faccio vedere subito le funzioni vocali. In questo modo io lo accendo, lui mi darà un consiglio. Sblocca la testina di pulizia prima dell'inizio della pulizia. In sostanza mi dice di andare a sbloccare in questa maniera la testina, altrimenti non parte la pulizia. Ora riprendo e è ripartito in modalità automatica. Potete vedere anche se lo sporco sul pavimento era abbastanza importante, mi sta già facendo delle passate. Aspira e lava nello stesso momento, senza bisogno di effettuare le due operazioni separatamente. Devo dire che è già un po' di giorni che lo sto utilizzando e i risultati sono davvero davvero ottimi. Ok, andiamo a spegnerlo. Come vedete, lui ha dichiarato che stava interrompendo l'utilizzo e si è fermato. Ora vi farò vedere a riposizionarlo sulla base di ricarica perché non è l'unica funzione che ha, ha molto di più. Ok, come potete vedere questa è la base di ricarica del nostro Roborock Flex Lite. Qui abbiamo i pin di ricarica, qui abbiamo come potete vedere, una lamellina in gomma che servirà per la pulizia del rullo, perché effettivamente questo Roborock Flex Lite ha l'autopulizia del rullo. Adesso ve lo faccio vedere, lo andiamo a posizionare sulla nostra base. Come sentite, lui ha dichiarato di essere in fase di ricarica, ma se noi andiamo a premere questo tasto, Avvia autopulizia. il robot ha attivato l'autopulizia. Rilevamento intelligente. Pulisci il rullo. Lui adesso mi ha detto che sta per pulire, sta pulendo il rullo. Vi faccio vedere come. Andiamo a togliere il coperchietto. Come vedete, il rullo ruota. Cambia di direzione, dal veloce fuori c'è di acqua, andando così a fregare sulle lamelle sotto il coperchio, quella che vedete qui, il rullo si autopulirà. Ma non è tutto, perché alla fine della pulizia del rullo un getto d'aria calda a 50 gradi lo andrà ad asciugare in modo da non lasciare il rullo.
lasciare il rullo umido e emanare cattivi odori. Il prodotto è veramente bello, mi è piaciuto un sacco. A voi la scelta.